I consiglieri regionali di Forza Italia, Enzo Marangoni ed Elisabetta Foschi, hanno manifestato questa mattina in Regione il loro dissenso alla proposta di legge presentata dalla Regione Marche per sanare la vicenda del biogas nelle Marche. Questa legge praticamente finirà per peggiorare la situazione sui territori e con i cittadini e sarà oggetto di ulteriori, qualora il Consiglio regionale lo dovesse approvare, sarà oggetto di ulteriori ricorsi e quindi una querela infinita con tutto il danno da parte della Regione. Sono in tutto 40 gli impianti a biogas e biomasse presenti sul territorio marchigiano, non tutti funzionanti. Il gruppo consiliare regionale Forza Italia ha espresso questa mattina le sue nette contrarietà alla sanatoria che la Regione Marche intende portare in consiglio per la questione del biogas. Anche il PD, anche qualcuno del PD si sta ricredendo, ha dimostrato perlomeno a parole finora di ricredersi, quindi auspichiamo che ci siano i numeri per evitare l'approvazione di questa legge che rappresenterebbe davvero la conclusione di una pagina tristissima, buia, molto buia della Regione Marche, perché il caos che questa regione è riuscita a fare sull'intera vicenda del biogas penso non abbia altre situazioni precedenti nella storia della regione. Era presente all'incontro anche il referente dei comitati in rete, Piero Mei, che ha evidenziato l'importanza della presenza dei gruppi di cittadini nei territori. Tant'è vero che nel biogas i nostri 8 comitati nessuno ha costruito. Due addirittura sono già chiuse le partite a Urbino e a Cartoceto, 5 sono autorizzate ma nessun lavoro è eseguito, una è ancora in corso di autorizzazione e non verrà mai autorizzata. Quindi per noi è normale parlare con tutti, però non con una forza politica, ma con tutte le forze politiche e affrontare tutte le questioni come un'avvertenza specifica e non come un'avvertenza ideologica.